Sì, ci sono. Bisogna parlare Cioè, chiaramente. insomma, dizione corretta. Una dizione corretta. Ciao! Dobbiamo subito. Buongiorno amici e bentornati sul canale. Ciao! Il mio ciao non va bene, cosa dico? Buongiorno amici e bentornati sul canale. Oggi facciamo un video un po' diverso dal solito perché vogliamo aggiornarvi un pochettino sulle cose che stanno succedendo, perché ci sono un po' di novità. Ci sono grossi cambiamenti in atto, ma prima di raccontarvi vi chiediamo di iscrivervi al canale, così almeno rimanete aggiornati su tutti i Su tutti gli svolgimenti. futuri, esatto. Ma adesso arriviamo al succo del discorso. Sapete tutti che noi abitiamo a Savigliano, ci siamo trasferiti qua un paio di anni fa. Quando ci siamo trasferiti l'abbiamo fatto un po' di corsa, quindi avevamo bisogno di una casa pronta subito e siamo venuti in affitto qua. Esatto, diciamo che non c'è stata molta scelta perché noi abbiamo guardato il panorama di case che c'erano in affitto in questa zona qui, appunto. Trovavamo dei monolocali barra bilocali non arredati o arredati con mobili veramente vecchissimi che diciamo non ci facevano impazzire. E poi in realtà l'unica casa fuori dal coro, un po' diversa dalle altre, è questa, quella dove siamo Sì. dentro adesso, che è molto bella perché in pratica è un trilocale. Trilocale, È sì. un trilocale, quindi ha due camere da letto e un salotto che fa anche da cucina, e in più due bagni, quindi diciamo che è una casa abbastanza grande e soprattutto l'abbiamo trovata arredata, anche perché essendo che noi ci siamo trasferiti in pochissimo tempo, non avremmo avuto il tempo di poter pensare a mettere dei mobili e anche come soldi comunque arredare una casa costa, quindi all'epoca non potevamo farlo. Sì. Ok. Questa casa qui comunque ci era piaciuta tantissimo, al di là dello spazio, perché ha abbastanza grandi spazi, in più ha un giardino e per noi, soprattutto anche durante la quarantena, abbiamo apprezzata molto questa cosa, perché comunque avere uno spazio di fuori della propria casa dove poter grigliare piuttosto che giocare a frisbee o a volano o quello che sia, non è Sì. un Proprio grosso giardino, però ce l'ha. durante il primo lockdown noi ci siamo ritrovati a casa come tutti e abbiamo approfittato di questo periodo di stop per dedicarci alla ristrutturazione del nostro camper. Da qui è nato il canale e in poco tempo abbiamo raggiunto dei numeri che ci danno molte soddisfazioni. E per questo grazie mille che ci Mi seguite. fa molto piacere. L'unico problema di questa casa durante il lockdown e durante la ristrutturazione del camper è che non c'è un posto effettivo dove metterlo, cioè ci sono i parcheggi in strada, però per essere comodi a fare i lavori, a fare dentro e fuori, quindi gli attrezzi, eccetera, eccetera, l'abbiamo messo in un posto dove non poteva stare, di fianco alla ringhiera del nostro giardino che non ci può stare in sostanza. Esatto, sì, poi durante il primo lockdown che è stato super duro, nessuno ci diceva niente perché non c'era proprio nessuno che andava in giro con la macchina, No, cose, infatti. quindi ci hanno lasciato tenere lì. Però appunto abbiamo iniziato a essere un pochettino stretti. L'altro problema di questa casa, qual Il fatto che questa casa fosse arredata inizialmente era un vantaggio perché, come abbiamo detto, avevamo bisogno di una casa pronta subito e quindi ci ha fatto molto comodo. D'altra parte, però, il fatto che sia già tutta arredata ci ha un pochettino limitato perché non abbiamo neanche cambiato colore alle pareti, non abbiamo aggiunto mobili, c'era tutto. E quindi anche questa stanza, che è la seconda camera da letto, noi avremmo voluto sfruttarla come ufficio, però poi ci abbiamo rinunciato perché stare a smontare i mobili e tutto. Non ci è sembrato più il caso, quindi la nostra intenzione è svanita ed è morta lì. Sì, esatto, è comodo avere una camera da letto in più, infatti Stefano e Veronica sono venuti a dormire qua, i nostri Sì. parenti, i nostri amici, quando vengono c'è una camera in più, però sinceramente aver avuto una scrivania sulla quale montare i video e un divano letto sarebbe stato sicuramente meglio, anziché una camera con i comodini. Sembra molto un albergo questa casa e fin dal primo giorno ci è sembrato così, siamo entrati, ci viviamo e tutto, facciamo attenzione a non Sì. rompere Anche i niente. quadri non li abbiamo neanche appesi perché Esatto, non per non volevamo. bucare le È pareti talmente perché bella e perfetta perché è molto bella è questa nuova sta casa. casa. È nuovissima. E infatti appunto il problema anche dello spazio è che ci avete visto quando abbiamo fatto il piano della cucina, non Vero. avevamo uno spazio dove farlo, potevamo farlo in capannone, sì, però faceva un freddo terribile e quindi ci siamo ritrovati in salotto a verniciare con gli impalchi a terra, come qualcuno ha notato, ovviamente abbiamo fatto attenzione, non abbiamo sporcato niente, però non è comodo perché arrivi a ora di cena, devi sbaraccare tutto per liberare il tavolo per mangiare, poi io regolarmente mi trovo a montare i video tutti sul tavolo della cucina che non è il massimo, c'è cioè una bella poltrona da ufficio, una piccola scrivania. Esatto. Sarebbe già meglio. Quindi, circa 6 mesi fa. Noi avevamo preso una decisione. Esatto, cambiare casa. Quindi avevamo fatto tutte le nostre ricerche, avevamo trovato una casettina che ci piaceva. Stavamo definendo tutto per prenderla. Solo che a 2 mesi dal trasloco. È saltato Solo tutto. che. Avevamo già dato visite da questa casa. Avevamo già ottenuto anziché 6 mesi, 5 mesi di preavviso, comunque avevamo dato il preavviso.
E la scadenza di questo preavviso è a fine febbraio. Esatto. Potevamo andare dal proprietario e chiedergli se ci lasciava stare un pochettino di più, non penso sarebbe stato un problema, anzi. Anche se in realtà adesso ho già trovato un'altra persona da mettere Sì. dopo di noi, quindi Io comunque il adesso non c'ho margine, più diciamo che. tempo. Quindi ci siamo ritrovati con 2 mesi per trovare una casa dove andare che ci piacesse e fare un trasloco e arredarla. E risistemarla. Quindi da inizio gennaio ci siamo ritrovati a quella ricerca folle di questa casa. C'è un aneddoto divertente su questa casa, perché noi avevamo trovato questo annuncio qua, che fra tutte le case che avevamo visionato e cercato su internet, poi eravamo tutte le sere su Immobiliare per cercare una casa, avevamo trovato una che ci piaceva tantissimo, perché come metri era più grande di quella dove siamo adesso. In più aveva Un po' di tante cose cose. belle e aveva anche del giardino. Il problema è che abbiamo chiamato e in pratica la casa era già stata affittata, ma proprio da pochissimo, cioè c'era una persona che doveva entrare. Nel frattempo abbiamo visto anche tante altre case, tante altre soluzioni, più distanti, più scomode, più vicine, però più piccole. E poi alla fine non stavamo trovando proprio niente. No, qualcosina stavamo trovando, Sì. ma non. Cioè non ci avrebbe apportato quel qualcosa in più che cercavamo andando via da questa casa, quindi il pericolo era di ritrovarci poi in una casa che sì, sarebbe stata più bella perché potevamo farla come volevamo noi, però non aveva quel qualcosa in più che cercavamo. Quando stavamo per perdere le speranze, abbiamo richiamato per la prima casa che avevamo chiesto perché Non abbiamo visto abbiamo ancora mollato il l'annuncio, colpo. esatto, abbiamo visto ancora l'annuncio lì che non l'avevano tolto, quindi abbiamo richiamato. E è andata bene, perché, cioè almeno a noi è andata bene, Ah, l'altro è quello andata prima no, perché male. quello prima non abbiamo ben capito cosa è successo, però comunque non è più andato in quella casa lì, c'è stato qualche problema. Sì, e quindi l'abbiamo presa noi. Esatto, anche lì in affitto ovviamente, presa non si intende aver comperata, però la cosa bella qual è? Il primo punto è che costa meno della casa dove siamo dentro adesso, cioè costa praticamente la metà di quella dove siamo dentro adesso. Ovviamente. Il fatto che non è arredata è una cosa meravigliosa per noi perché possiamo cambiare colore le pareti, possiamo farle come vogliamo noi, possiamo scegliere i mobili, possiamo costruire dei mobili se vogliamo, possiamo fare tutto quello che Ovviamente, essendo una casa comunque non nuova come quella dove siamo dentro adesso, ma è una vogliamo. casa comunque che avrà, non so, 50-60 anni, Non così, so. e ci sono dei lavori da fare. Non di ristrutturazione, ovviamente, perché la casa è in affitto, però in realtà già solo togliere qualche mobile vecchio, truccare un'infinità di chiodi che hanno messo i precedenti proprietari. Tantissimissimi. Verniciare tutto quanto, ed essendo la casa più grande del trilocale dove siamo adesso, è veramente grande. E noi, Sì. ovviamente, che ci facciamo tutti i lavori fai da te, è lunga. In più hanno messo tutte delle decorazioni in gesso, meravigliose, carinissime. Cioè, subito non ci piacevano, però adesso che stiamo. Stiamo rimettendo un po' nuovo, diciamo, Sì, perché. le stiamo iniziando ad apprezzare, anche perché toglierle No. non ci siamo azzardati. Quindi è super difficile verniciarli nei dettagli, poi hanno usato dei colori molto accesi. Sì, in alcune stanze il soffitto colorato, e quindi già togliere il soffitto, se farlo tornare bianco, non è No? facile. Però, appunto, in realtà noi abbiamo le chiavi di questa casa solo da 3 giorni. Sì. E in 3 giorni, il primo giorno abbiamo capito cosa fare, il secondo giorno abbiamo iniziato a smontare e stuccare, in E realtà pulire. pulire perché era tanto sporca, e adesso siamo già nella fase Verniciatura. di verniciatura, esatto. Però io direi, prima di arrivare al succo, stavamo dicendo, è decisamente più, è più grande della casa nella quale siamo adesso, fondamentalmente c'è la cucina che è staccata dal salotto, quindi questo già ci dà una stanza in più. Sì. E di bagni, anziché due, ne abbiamo uno, però fondamentalmente due non ci servono, ne abbiamo uno molto grosso. E abbiamo una camera da letto e poi in più una cameretta che non siamo obbligati a tenerci un letto, ma possiamo farci quello che vogliamo, quindi non abbiamo ancora capito cosa. Bene, ma in realtà il grossissimo valore aggiunto per il canale, perché voi vi chiederete, se abbiamo un canale che parla di camper, cioè perché vi stiamo parlando della nostra casa? No, perché come abbiamo detto prima, tutto questo cambiamento è fatto per poter far crescere ancora di più il Sì. canale, portarvi contenuti più di qualità. E quindi il valore aggiunto più di tutti è che c'è una stanza bonus. Più di tutti. Abbastanza bonus. È l'unica casa che abbiamo trovato con una stanza bonus staccata dalla casa. Quella lì diventerà, non so, il nostro covo, il nostro laboratorio, il nostro ufficio, la nostra stazione di editing. Magari un domani faremo delle dirette. Stai esagerando. Sì, per ora è vuoto, è tutto Non c'è da. neanche il pavimento. È tutto da fare. Però questa cosa ci gasa Sì. tantissimo. E fra l'altro, se avete suggerimenti su come dovremmo chiamarla questa stanza che diventerà proprio il cuore pulsante di VRC, fatecelo sapere nei commenti. Sì, questo stanzone perché è un. Proprio, diventa un coso, potremmo fare tutto lì, ci sarà quello che vi ho Tutto. detto prima, non so ripeterlo, sennò poi sono noioso. E poi voi direte, ma appunto avete un canale di camper, cioè cosa vi serve una stanza ferma in un punto? Perché si fanno tantissime cose. Esatto, cioè
In primis noi viaggiamo, 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 però a differenza di altri che editano, montano, fanno tutto sul computer, noi in realtà viaggiamo nei weekend, ci godiamo al massimo l'esperienza, la vacanza, quello che è, e poi in settimana montiamo i video, quindi serve un posto dove montare i video. Seconda cosa, tipo come in questo momento qua, bisogna registrare delle parti, dei video, dei vlog, quello Facciamo che è. Esatto, non ridere. abbiamo posti, cioè una volta siamo sul divano, una volta nella camera di No, là, quando è una volta nella estate camera ci di si qua. mette in giardino col sole, la Esatto, è siepe, bello, c'è carino. l'erba e tutto, è. D'inverno. Ed inverno è un po' un problema perché poi magari non abbiamo sempre casa tutta perfettamente in ordine, quindi magari in salotto c'è qualcosa fuori ordine e non possiamo farlo. E quindi il fatto di avere un Potremmo posto. mettere a posto e dopo farlo, però Ma lo con maggior facciamo così discorso. di solito, però il fatto di avere proprio un posto dedicato a VRC, quando si entra in spesa solo a VRC, si Sì. pianifica, si progetta, si In più in questo scrive. momento siamo nel mezzo di un trasloco perché noi abbiamo già iniziato a svuotare qua, quindi ci sono scatole, vestiti, montagne di cose ovunque. Ci siamo fatti pure un elenco per non perderci nulla. E abbiamo divagato lo stesso. Esatto, allora. Non so se ve l'avevo già detto, però questa casa qui non ha il giardino collegato come quella che abbiamo adesso, perché in pratica è sopraelevato, cioè è un appartamento al secondo piano. Secondo piano. Comunque è una casa al secondo piano, però in Secondo pratica piano rialzato di siamo due. quattro famiglie, piccolo condominio, e quindi in pratica c'è un grossissimo giardino diviso in quattro fette, di cui una fetta è nostra. E lì era già adibito ad orto, e un altro nostro sogno, tra virgolette, era proprio di avere un orto, perché è bello il giardino, però io ho la passione per il giardinaggio anche, se mi piace far Sì. crescere le piante, i miei bonsai, quello, quell'altro. E quindi lì potremmo finalmente mettere pomodori, zucchine, tutto quello che vogliamo. Quindi questo è l'ulteriore surplus che c'è, e nonostante essere condiviso, c'è la nostra fetta che avremo in quella casa lì, è tipo il doppio o il triplo del giardino che abbiamo adesso, quindi. Bello grande. E in più c'è il posto, cioè si può entrare in camper, cioè c'è nel cortile, c'è il giardino da una parte, dall'altra parte c'è un mega parcheggio all'interno proprio del condominio e si può entrare col camper e parcheggiarlo lì. Non lo lasceremo lì perché starebbe la pioggia, il capannone non si molla perché siamo affezionati, Sì. E penso un po' anche voi ormai. in più lì ci possiamo mettere il camper, possiamo lasciarlo quanto vogliamo, i vicini sono anche molto carini. E in più lo parcheggiamo davanti al garage. Quindi Esatto. se dobbiamo fare un lavoro, se Ah, dobbiamo. anche il garage a casa, Anche ovviamente. garage, la casa e la cantina. Esatto, e quindi però è molto comodo anche questo, perché se dobbiamo fare dei lavori al camper abbiamo possibilità di farli anche a casa, a differenza che prima eravamo obbligati a farli al capannone, che ci sta, però d'estate ci sono le zanzare, come avete visto, in inverno fa freddo e ci sono anche dei contro nel capannone. Tutto quello che dobbiamo fare adesso in pratica è nel mese di febbraio. Dobbiamo riuscire appunto a risistemare quella casa lì, capire come arredarla, quali mobili costruire, quali mobili comprare, nuovi, usati, e poi in più fare il Tantissime trasloco. In più cose, fare il sì. trasloco, che non è una cosa da poco, Svuotare perché questa casa. lui potrà avere una coppietta di 24 anni, quante cose potrà Lui un avere? sacco, è un Già accumulatore la prima casa seriale. che abbiamo avuto, perché questa sarebbe già la nostra terza casa. Nella prima ho dovuto mantenere il garage, un garage pieno di cose da un'altra parte. E in questa casa qui sono riuscito comunque a riempire anche il garage di questa casa, più abbiamo riempito tutta casa, quindi abbiamo veramente un botto di cose da fare. Il lato positivo è che non dobbiamo spostare i mobili, quindi i mobili li lasciamo qua e boh. Però Sì. ci siamo resi conto, essendo che appunto tutti i lavori dentro la casa li facciamo noi, che c'è poco tempo. Sì. Perché un mese siamo veramente tiratissimi, correremo tantissimo. Infatti, piccola notizia negativa che faccio che dirvela subito perché sennò poi portarla alla fine non ha senso. Nel mese di febbraio porteremo sul canale un video a settimana anziché due. Ma proprio per una La questione questione di logistica, perché è tempistica. impossibile se no non ce la possiamo Non fare si riesce. a finire i lavori. Fra l'altro, la ristrutturazione, poi non è una ristrutturazione perché stiamo solo un po' sistemando sta casa, la stiamo filmando. Però in maniera molto veloce, proprio per il discorso che Certo. dovendo proprio lavorare tanto, cioè poi ore a dipingere per esempio, non è che si può fare chissà che video. Quindi stiamo filmando qualcosa, sicuramente ci sarà una puntata a riguardo sulla trasformazione della casa, però appunto molto veloce, sarà un breve reportage, giusto per rendervi Esattamente. partecipi. Poi comunque pian piano noi andremo a costruire dei mobili da mettere nella casa e tutto quanto, e ci piacerebbe portare sul canale anche questi contenuti. Infatti fateci sapere cosa ne pensate. Perché appunto noi parliamo di camper, però essendo che parliamo anche tanto di fai da te, ci potrebbe stare alla fine un mobile anziché per i camper e per la Lo usiamo casa. per la casa, certo di Esatto. sì. Quindi fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, se è super presa bene Sì, sul tagliare, costruire, dobbiamo sfruttare sta sega assolutamente sì. circolare che abbiamo comprato. Non vediamo l'ora, noi siamo contentissimi, Esatto. felicissimi. E niente, siamo un po' stanchi, Sì, però siamo un quello po' è stanchi normale. perché appunto tante emozioni, tante cose da fare, poi stanchezza psicologica, stanchezza
fisica anche un giorno a spostare mobili, sì. Cioè l'altro giorno ho avuto mio fratello a darci una mano, portare giù tutti questi mobili dalla casa, i mobili vecchi, pesanti, comunque due rampe di scale non è il massimo. Sì, perché non è l'ascensore, però per noi non è un grosso problema. Sì, esatto. Lo è nel momento del trasloco, però. Sì, però la parte che ci piacerebbe condividere il più possibile sarà, sì, poi proprio la creazione del covo barra laboratorio barra quello che è, che non abbiamo ancora deciso il nome. Esatto, dateci voi nei commenti il nome che dobbiamo dare, sì. Non so, VRC... Non lo Cave. So. VRC Cave o VRC Industries, no, questo è... No, un po' questa stanza qui, questa stanza bonus, ci piacerebbe proprio costruirla passo passo con voi, cioè un po' come, sì, abbiamo fatto per il tetto del camper, il restauro, tutto quello che è, essendo che sarà una stanza che vivremo insieme, no, con voi. La riempiremo e ristruttureremo a partire dal pavimento, le pareti, mobili, sì, muri... Non vi anticipiamo ancora su questa stanza perché... E di più, però appunto ci piacerebbe portare proprio lì invece in maniera tranquilla, una volta che abiteremo all'interno della casa, la creazione del nostro laboratorio o sul canale. Quindi fateci sapere cosa ne pensate, se potrebbe interessarvi vederla, a noi piacerebbe molto condividerla con voi. Questa casa ci permetterà di avere più spazio e non è solo una cosa positiva a livello di spazio, è una cosa positiva perché avremo uno spazio da dedicare proprio al canale. Sì, per portare più contenuti, migliorare la qualità e... Sì. Avere proprio uno spazio anche psicologicamente, cioè tu ti metti lì, lavori a VRC. Sì, il tuo luogo di lavoro. Non vi nascondiamo che appunto il progetto VRC sta crescendo molto e siamo veramente super contenti, sì, di questo e appunto vogliamo metterci il nostro per aiutarlo, sì, a crescere di più. Cioè... Esatto, contando che solo da marzo, oddio, si poteva fare di più, si sì, poteva sì, fare sì, di però meno, sì, diciamo che siamo partiti da zero, cioè non, io ho imparato a montare i video, abbiamo capito come filmare più, sì, o meno, c'è ancora tantissimo da migliorare ovviamente... Cioè, questo non è un punto di arrivo, avere una base operativa per, no, il canale, è un punto di inizio, esatto. Cioè, da lì potrà considerarsi l'anno zero, secondo me, una volta che avremo il nostro bel laboratorio barra studio pronto, sarà un nuovo inizio per noi. E quindi siamo molto emozionati per questo, non ve lo nascondiamo. Assolutamente sì. Quindi se ci vedete un po' straniti su Instagram, YouTube, nei video così, è per quello. Detto questo, se non vi siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, fatelo subito, siamo, certo, tanto, sì, siamo giovani, abbiamo voglia di fare e siamo carini. Assolutamente. Come vi abbiamo detto, abbiamo già iniziato a pubblicare qualcosina del fatto che stiamo verniciando i muri, i soffitti, qualche dettaglio, e quindi andate a seguirci anche su Instagram, così riuscite a stare aggiornati in tempo reale. Anche perché per forza di cose su YouTube ci va del tempo, filmi, registri, sì, monti e pubblichi e niente. Questo potrebbe essere l'ultimo video registrato in questa casa, anche perché poi appunto nei prossimi vi faremo magari un home tour della casa nuova. Un home tour prima di com'è, mi piacerebbe vederlo, un home tour di com'è, sì, dopo che l'abbiamo verniciata, o un home tour dopo che l'abbiamo arredata. O tutti e tre. Esatto, ci sta anche tutti 4. E tre, secondo me, sì. Anche perché poi in realtà tante cose appunto proprio su Instagram mi chiederemo suggerimenti, consigli su come fare, come dire, perché cioè, è una cosa nuova, noi abbiamo restaurato un camper fino ad oggi, la casa... Se volete esprimere il vostro parere, fatelo lì. Esatto, non giudicateci, mentre sul camper abbiamo un po' più di dimestichezza, è la prima volta che stucchiamo e facciamo cose su una casa, molte cose sono analoghe, non tutte, però noi ci stiamo mettendo il cuore e la passione, come tutte le cose, e speriamo venga una bella casetta e un bel covo. Sì, ma verrà bene. Non sappiamo quanto durerà questo video, ma non importa, quindi ciao. Sì. Veramente? Non farlo finire così, ci stava. No, ma è... No, puoi tagliarlo. Sì, vabbè. Quindi ciao. E io sono partita dopo, ma sì, chiudi al ciao.